L'Isola del Gusto quest'anno è in edizione regionale organizzata dalla Camera di Commercio di Oristano con l'Unione Camere Regionale, le altre tre Camere di Commercio, quindi le quattro Camere di Commercio tutte insieme e il contributo della Fondazione di Sardegna. Una iniziativa che ormai da anni veniva presentata a livello provinciale, l'anno scorso anche con una edizione regionale, che vuole partire da uno dei prodotti principali del nostro territorio, che è il prodotto agroalimentare. Dall'agroalimentare si derivano tanti prodotti della gastronomia e dell'enogastronomia, quindi l'abbinamento di cibo e vino, riteniamo sia un elemento importante per richiamare le persone sul territorio. Il territorio della Sardegna, tra l'altro, è molto vasto, è molto vario, ci sono grandissime tradizioni della cultura materiale che quindi hanno ricette diverse per trasformare il cibo. Ecco, una rassegna di questo tipo offre a chiunque, a iniziare da chi è presente in Sardegna per turismo, perché viene per altri interessi, per il mare, per la cultura, per l'archeologia, per le tradizioni, può anche avere la possibilità di degustare questi menù e di conoscere un altro elemento, un forte attrattore dell'isola, che è quello proprio dell'enogastronomia. I nostri vini vincono i concorsi a livello nazionale e internazionale, abbiamo dei cibi che sono tipici e che si producono solo qui. L'abbinamento di questi due elementi può essere veramente uno strumento per richiamare persone in tutte le stagioni, diciamo, non soltanto nel periodo in cui la Sardegna ha tanti turisti, ma anche nelle stagioni di spalla o anche, perché no, nelle stagioni invernali.